Questo per cercare di riprendere i contatti con la gente proprio, per capire le esigenze. Ecco allora che noi abbiamo creato queste opportunità per far capire ai nostri candidati quanto sia importante oggi la sanità lombarda, se possiamo anche cambiare un po' le regole. Con la legge Maroni a suo tempo, no, è stata fatta valorizzare l'assistenza territoriale privata. Molto spesso, no, abbiamo realtà di tipo privato che svolgono funzioni di tipo sanitario, essendo accreditati però la Regione Lombardia, con l'unica differenza rispetto al pubblico che loro svolgono attività sanitarie un po' privilegiate, insomma, quello che non si riesce a fare in ospedale perché la lunghezza delle prenotazioni, perché qui, perché là, no? Lì invece più spiccia. Ma è anche se guardiamo un po' dentro bene, quelle che costano. C'è una visita specialistica all'ospedale oggi, purtroppo, ma questo vale in tutta Italia, che è CMS, un anno di aspettativa prima di poter svolgere questa roba. Oppure anche all'ospedale c'è l'intermenia, per cui puoi dire: vabbè, io se posso invece solo del ticket pago la cosa, ti danno qualche tempo in meno. Ma queste realtà sparse per il territorio invece a pagamento che fanno servizio anche loro e hanno delle prenotazioni, però se vai a pagamento invece di 3 mesi nel giro di 3 giorni. 3 giorni, una settimana, insomma, no, cioè te la cavi. Ma questo è un costo per la sanità regionale. Voi pensate che la Regione Lombardia muove in un anno più di 20 miliardi, di cui l'80% sono la parte sanitaria, i medici di base, no? E quant'altro. Ecco, bisogna cominciare a rivedere un po' questa realtà. Noi che siamo, diciamo così, coloro che come associazioni partecipiamo all'attività anche ospedaliera, ci rendiamo conto di queste difficoltà. Non è solo Regione Lombardia, ripeto, tutte le realtà, no, hanno, dopo la pandemia, hanno accusato il colpo e adesso cercano di. Vorremmo che le nostre impressioni, il nostro sapere che ci viene dato dai nostri associati, no? Le difficoltà che incontriamo siano ben presenti e che domani, quando saranno nella responsabilità del Consiglio regionale, possano darci, diciamo così, contezza, no? E lo vorremmo anche sapere, faremo degli incontri anche dopo, li chiameremo all'appello, no? Per dire: tu sei venuto, ci hai promesso, cosa hai realizzato, non dopo 10 giorni, ma nel tempo, vedremo se riusciranno a portare quella ventata nuova che ci aspettavamo un po' tutti. Sono ancora in tempo o abbiamo finito?